Buongiorno e buona giornata. Allora, oggi voglio rispondere ad un po' di messaggi che ho ricevuto e anche a un po' di mail di chi fra voi mi chiede qualche consiglio per scrivere. Stiamo parlando, lo specifico sempre, di scrittura autobiografica. Allora, per scrivere è necessario fare una cosa, un'operazione importante, che è quella di creare silenzio dentro di sé. Perché dico questo? Scrivere è qualcosa di molto vicino alla meditazione, è un atto di raccoglimento. Io per scrivere devo stare da sola in un luogo dove non c'è frastuono, devo potermi concentrare, devo poter raccogliere le idee. Devo proprio fare silenzio intorno a me, un silenzio che è sia interiore ma esteriore. Noi siamo immersi nel rumore, il rumore delle nostre città, il rumore delle parole di chi durante il giorno è accanto a noi, sia in famiglia, sia nei luoghi di lavoro. Siamo sommersi dalle richieste degli altri. Ecco. Invece ci fa bene ogni tanto fermarci e trovare qualche minuto, 10 minuti, non di più, per fare silenzio intorno a noi. Quella è la prima condizione per scrivere. C'è un libro che vi voglio suggerire e che sto leggendo in questi giorni. Eccolo qui. La cura del silenzio. Questo libro lo ha scritto una monaca buddista zen che ha vissuto oltre 15 anni in un monastero in Alsazia e che è stata a strettissimo contatto con la natura, quindi in un luogo dove il silenzio era importante. Ecco, le riflessioni di questo libro mi stanno aiutando tanto a fare silenzio intorno a me. Non è sempre facile mettersi in una condizione di silenzio perché bisogna a volte un po' imporselo e anche a volte dire dei no rispetto alle richieste costanti degli altri. Perché? Perché è necessario ritagliare tempo per sé, che è tempo prezioso. Quindi per scrivere, la prima operazione da fare è crearsi uno spazio di silenzio. Ho preso qualche appunto, no? Per aiutarvi. Uno spazio di silenzio che cosa vuol dire? Significa fondamentalmente creare un momento di ritiro, un po' come la monaca buddista autrice del testo che vi dicevo prima, che si era ritirata in Alsazia. Ma non è necessario sparire dal mondo per farlo, anzi, la maggior parte di noi non lo può fare o non lo può sempre fare. Ma noi dobbiamo essere bravi a crearci uno spazio di ritiro anche nella nostra vita quotidiana. Perché è importante farlo? Perché nel momento in cui ci ritiriamo, emerge il nostro mondo interiore. Diamo la possibilità al nostro mondo interiore di venire fuori. Allora, come possiamo immersi nelle richieste dei nostri figli, dei nostri mariti o delle mogli, dei nostri parenti, dei nostri genitori, dei nostri colleghi di lavoro, dei nostri collaboratori, dei nostri capi, no? Vedete quanta gente ogni giorno ruota intorno a noi, con cui noi interagiamo e che ci chiede cose. Naturalmente anche noi chiediamo cose agli altri. Come possiamo ritagliarci uno spazio ideale? Possiamo farlo, per esempio, decidendo proprio praticamente che per 10 minuti al giorno, per esempio a casa, in una stanza che ci è più comoda e ci è più cara, nessuno in quei 10 minuti deve venirci a disturbare e lo dobbiamo dire, non dobbiamo avere paura di farlo.
E se riusciamo a ritagliarci questo spazietto di 10 minuti, dobbiamo avere un piccolo rito che ci aiuta a difenderlo e proprio a entrare mentalmente come se noi attraversassimo una soglia. Non so, può essere per alcuni accendere una candela, per altri prepararsi una tisana. Per altri ancora mettere, non so, scegliere un brano musicale e metterlo come sottofondo. Questo ci permette proprio di immaginare che in quei 10 minuti noi abbiamo attraversato un altro mondo, anche se siamo rimasti dove stavamo, nella nostra casa. E questo ci permette proprio di ritirarci in noi stessi, ritirarci dagli altri. E ritirarci dentro di noi, immaginiamo proprio di scendere dentro noi stessi. Oppure un altro rito può essere sistemare la nostra scrivania in modo tale che quello spazio fisico sia per noi piacevole. Ecco, una volta che abbiamo fatto questo piccolo rito e sono iniziati i nostri 10 minuti di silenzio, chiediamoci: lo scrittore che è dentro di me e che vuol dire delle cose che non riesce a dire, di che cosa ha bisogno? Ecco, queste sono domande importanti perché solo così noi riusciamo a trovare la possibilità di fare silenzio, di allontanarci dal rumore e permettere a tutta la nostra interiorità di venire fuori, di finire su un foglio e quindi di scriverla. Spesso la nostra vita interiore non sa come venire fuori, come farsi valere all'esterno, perché noi non glielo permettiamo. Siamo troppo abituati a silenziarla, a farci distrarre da molte cose. Ecco, concedere alla nostra vita interiore di venire fuori. E per farlo dobbiamo creare silenzio intorno a noi, significa darle una storia, inserirla in una storia, la nostra, naturalmente. Significa darle spazio e quindi darle legittimità. Noi siamo troppo presi dalla nostra vita esteriore e ci dimentichiamo, ci perdiamo. Invece la scrittura autobiografica ci aiuta da questo punto di vista. Quindi l'esercizio che vi propongo oggi non è un esercizio di scrittura, ma è un esercizio che prepara la scrittura. Scegliamo il nostro piccolo rito quotidiano nell'ordine degli esempi che vi facevo prima, ognuno poi troverà il suo, e quello ci accompagnerà a ritagliarci 10 minuti in cui siamo soli, facciamo silenzio e ci concediamo il grande lusso della scrittura di noi stessi. Buona giornata a tutti e a domani.